Ragazze e ciao ragazzi, allora benvenuti nella seconda parte delle YouTuber che seguo. Allora, dato che nel video che avevo fatto era talmente lungo che non mi sono resa conto, allora questa volta volevo fare la seconda parte perché ci sono tante persone che io seguo. Allora, per quelle di sicuro. Certi diranno, ma come fai a seguire tutte queste persone? Come fai a stare a vedere tutti i loro video? Semplice, mi organizzo. Ovviamente, chi lavora 8 ore è un po' complicato vedere i video, però chi lavora tipo part-time come faccio io, ti organizzi e li vedi. Allora, io di solito i video, li guardo alla sera. Alla sera o al pomeriggio, quando non ho niente da fare, che mi piace vedere i video degli altri, prendo e li guardo al pomeriggio dalle 3 alle 5 e se no alla sera. Ok, che secondo me sono una fissata che sto sempre su YouTube a guardare i video degli altri, ma perché mi piacciono, perché sono molto belli e perché mi aiutano molto. Per cui, sinceramente, voglio guardare i video. Comunque dipende dai video e dipende dalle persone, perché ci sono quelli cui io ogni tanto li guardo, ogni tanto vado a vedere i video più importanti e poi commento. Faccio ad esempio così. Invece quelli che poi guardo tutti i giorni sono sempre gli stessi. Comunque, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se volete un'altra tipologia come questa. E se volete vi lascio anche il mio Instagram, sia qua che sotto in tutti i video in cui vi pubblico nel mio canale. Detto questo, iniziamo veloce perché voglio farvi, cioè voglio dirvi quelle più importanti, quelli che seguo di più, in poche parole. Perché ce ne sono tanti che sono iscritti al loro canale, però ne seguo, diciamo, poche. Allora, siamo partiti, siamo rimasti dove c'erano ricette risate in pochi minuti. Andatela a seguire, mi raccomando, però avevo già detto. Poi andiamo avanti con Valentina Lattanzio. Allora, lei è la sorella di Luca, di sicuro certi non la conoscono, è molto simpatica come ragazza. E ho iniziato anche da poco a guardare i suoi video e a commentare. Ogni tanto commento i video in cui mi piacciono di più, perché se sto a guardare praticamente tutti i video in cui lei pubblica, gli altri ovviamente poi non li posso, non riesco poi a vederli tutti. Per cui, come ho già detto prima, non tutti i video guardo degli altri canali. Comunque, ogni tanto i video che mi piacciono li guardo, come vedete nella schermata, che ci sono i video selezionati in rosso. Sono praticamente quelli che io ho guardato, per cui se volete andatela a seguire, che è molto simpatica. Poi Woman Chic, ormai credo che sono 2 anni che la seguo, non lo so, perché lei mi ha chiesto di iscriversi al suo canale e di commentare sotto i suoi video. All'inizio lei mi commentava sempre sotto i miei video, poi, dato che non so, molte persone non riescono a stare dietro al mio canale perché pubblico tre video a settimana, che secondo me non sono neanche tanti, e l'unica cosa è che forse sono più molto lunghi i miei video, e quello lo so, però secondo me sono meglio lunghi che corti, secondo me. E allora, ogni tanto guarda i miei video, ogni tanto quelli che gli piacciono di più. E sinceramente, boh, a me non mi piace quando
persone fanno così, però vabbè, uno ovviamente può fare quello che vuole. Anch'io certe volte guardo i suoi video, cioè quelli che mi piacciono di più li guardo. Lei di più fa shopping, per cui in tutti i suoi video praticamente sono solo shopping. Mostra i prodotti, le novità che escono e praticamente fa vedere queste cose qua. E certe volte fa vedere anche come tagliare i capelli, come fare la tinta. Tutte queste cose qua e non capisco perché i miei capelli adesso sono rossi. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, è molto brava a fare video, è molto simpatica e i suoi video sono utili perché quando vuoi comprare una cosa o escono delle novità che però tu non lo sai, vai a vedere i suoi video che grazie a lei puoi, diciamo, capire il prezzo. Puoi vedere quando usciranno, quanto costano e ovviamente se la collezione che c'è è bella oppure no e ne vale la pena. Praticamente questo. Questi sono i video che fa lei, per cui se volete andatela a seguire. Poi, Thomas è uno che fa le challenge dove mangi. Lui fa solo quello. È molto simpatico perché le sue challenge sono molto simpatiche. L'unica cosa è che i suoi video sono un po' troppo lunghi, per cui io ne guardo solo uno barra due ogni tanto perché poi dopo mi viene tanta fame e non ce la faccio. Comunque lui è molto simpatico perché fa questi video qua sul mangiare, che sta lì a mangiare, che ne so, 2000 calorie. Anche di più, è molto simpatico, l'ho scoperto tramite Nicole. Però, se vi interessa, andatelo a seguire. Io ogni tanto guardo i suoi video. Poi, Murri, credo che si dice così, non lo so. Lui lo seguo poco, poco poco, perché se mi piacciono i suoi video, lo seguo e li commento. Se non mi piacciono, ad esempio, non lo faccio. Ad esempio, quello che non mi interessa di più sono i giochi in cui lui fa, oppure reagisco alle foto, cioè praticamente tutte queste cose qua. Adesso ha preso un cagnolino che è molto molto carino e se pubblica il video del suo cane lo guardo, se no no. Infatti molti video non li guardo, per quello che io vi dico. Non guardo tutti i video dei canali perché sennò non ce la farò mai. Per cui è molto molto bravo. Poi la diva del tubo, io la seguivo da tanto, la seguivo, cioè in senso la seguo ancora. All'inizio faceva dei video come vlog molto belli, molto diversi dagli altri, tipo trash, qualcosa del genere. È simpatica, la seguo per quello, fa dei bei video, ogni tanto guardo i suoi video, solo forse i vlog, quello che ha comprato, eccetera. Perché poi, ad esempio, i video che fa, tipo dove lei parla, eccetera, non è che mi piacciono tanto, mi annoiano, per cui preferirei guardare i suoi vlog oppure le cose che compra, solo per quello. Comunque, se volete, andatela a seguire, ma credo che la conoscete tutti. Poi andiamo avanti. È da poco che seguo Gaia. L'ho scoperta tramite ricette risate in pochi minuti. È la ragazza del figlio di ricette risate in pochi minuti. Spero che ho detto giusto. Io mi sto impappinando in tutte le cose che io dico, poi non so perché. Comunque, lasciamo perdere. Lei è molto simpatica, fa dei video molto utili e molto belli. Per cui, se volete andarla a seguire, ve le consiglio di andarla a seguire. E fa, diciamo, generi di video, shopping, vlog, come pulire, diciamo, tipo la routine, la spesa, mukbang, praticamente quasi, quasi tutto, in poche parole. Ed è molto molto brava, anche lei la seguo sempre e ovviamente scrivo anche a lei sotto in tutti i commenti, in tutti i video che lei pubblica. Poi
Luca Lattanzio, praticamente vi ho spiegato che c'era la sorella. Anche lui è molto bravo a fare i video, fa video scherzi, video divertenti che fanno ridere, praticamente questo. È un ragazzo molto dolce, molto simpatico. All'inizio stava con Katia, poi dopo ovviamente si sono lasciati. E adesso i suoi video sono, non lo so, forse sono molto più belli di adesso che prima, quando stava con, diciamo, l'altra ragazza. Non lo so, mi piacciono di più perché forse li fa lui, li inventa lui, fa dei video che piacciono molto, non lo so, in pratica questa cosa qua. Però se volete andarlo a seguire, io ogni tanto guardo i suoi video, solo quelli più belli, tipo gli scherzi. Se fa gli scherzi come video, bellissimo perché ti fa sentire, cioè ti fa sentire molto felice a furia di vedere questi scherzi che fa, per cui ve lo consiglio se volete vederlo. Poi passiamo Marina. Lei la seguo solo perché fa le canzoni che mi piacciono molto, è molto brava a cantare e certe volte fa dei video, ad esempio, non so, ragazze ansiose o scialle, tipo video di questo genere. Ogni tanto la guardo, ma non sempre perché appunto non riesco a seguire tutti, per cui ogni tanto. Se mette canzoni come ad esempio che ha fatto Lontano da te, lì sì, mi piacciono molto, durano 3 minuti e le guardo subito e poi commento, per cui diciamo che la seguo ogni tanto ed è brava come ragazza, cioè anche simpatica. Poi la Sindina, ovviamente credo che la conoscete tutti, è dove è la ragazza in cui lavora da Mulac, cioè è la proprietaria, se non mi sbaglio. È molto simpatica. È una mamma dolce perché si vede. I suoi video sono molto belli, fa vedere tutta la collezione che fa di Mulac, la collezione in cui esce di Mulac, fa certe volte i vlog e fa anche make up con le palette di Mulac, eccetera. Per cui credo che la conoscete tutti e credo che la seguite, per cui è inutile che vi dico di andarla a seguire. Poi Diego è praticamente l'amico di Issima. È da poco che lo seguo perché è da poco che sta mettendo i video, per cui ormai è quasi, sì, è un mese da quando lo seguo, per cui pochissimo perché è da poco che ha fatto il canale, è da poco che sta mettendo i video, infatti ne ha messi solo 3 di video. Io ne ho visti tutti e tre e ho sempre commentato in tutte e tre. È molto, i suoi video sono molto utili. In più è molto simpatico, per cui andatelo a seguire. La Niki è la sorella della Sabri. Ogni tanto guardo i suoi video perché non riesco mai a seguire tutti, come ho già detto. È molto simpatica anche lei, fa dei video divertenti, belli, simpatici, un po' di tutto, per cui ve la consiglio. Poi Andrea Black Jig. Allora, la storia è un po' complicata, però vabbè, anche lui è un bravo ragazzo, fa le recensioni sui telefoni, sull'elettricità e elettricità, elettronica. Iniziamo bene. E niente, bravo a fare i video di recensioni, tutte queste cose qua. E ogni tanto guardo i suoi video se mi interessano, ad esempio. Se mi interessa il video della recensione del telefono, dell'Apple, io li guardo ogni tanto. Ma le altre cose non lo so, sono, non è che sono annoiano, è che non mi interessa proprio il prodotto in cui lui mostra, perché dico tanto non lo devo comprare, per cui cosa lo guardo a fare il video, per cui tutto qua, solo per quello. Però è bravo. Poi Carlitta Dolce, ovviamente credo che la conoscete tutti. Lei è da un bel po' che non fa i video, da quando ha, è nato Daniel, suo figlio, non ha più fatto video. Ogni tanto, una volta al mese, mette video così, quando vuole lei, diciamo. Prima era solo su YouTube, faceva solo quello. Da quando è nato, ovviamente, il bambino, perché dice che non riesce a stare dietro, che poi
tutti riescono a stare dietro. Se ti metti, diciamo, hai la voglia di fare qualcosa che ti piace, ok, se no, cioè in poche parole, se ti organizzi, riesci a fare tutto, come faccio io. Io mi organizzo e riesco a fare tutto. Ok, che non ho un figlio, eccetera, però tranquilli, piano piano, cioè, vedo ad esempio Chiara Parisi che vi ho fatto vedere, anche lei ha due figli, adesso ce n'è una piccolissima, cioè vi dico che fa video di 10 minuti, li metti tutti i giorni, cioè per farvi capire. Per cui se riesce a farlo lei con due figli, secondo te non riusciva a farlo? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, è simpatica, però ogni tanto fa dei video solo acchiappa visualizzazioni. Cioè, in poche parole, ormai lo sanno tutti. Comunque, sì, così così. All'inizio mi piaceva di più perché era molto brava, non pensava alle visualizzazioni, ai follower. Quando una si monta troppo la testa tra le visualizzazioni e i follower, secondo me perde molte persone che gli stanno davvero dietro, che davvero vogliono essere amici, eccetera. Perché se no, cioè non lo so, se tu pensi solo a quelle, ciao, meglio che non fai niente, cioè cancelli il canale e basta. Questo è. Per cui, vabbè, è molto, molto simpatica, non c'è niente da dire, diciamo, comunque sì. Vabbè, già lo zafferano, è inutile che ve lo dico, Andrea Galeazzi, fatto in casa da Benedetta, ogni tanto la seguo, però è inutile che vi faccio vedere, diciamo, tutto. Poi seguo Me contro te, Nade Tempest, Martino Finocchio, Bello Figo, Tini. Ovviamente queste persone qua che vedete, io non le seguo quasi mai. Ogni tanto. Poi sì, ci sono altre persone, come state vedendo nella schermata, ma queste persone qua che vi sto facendo vedere adesso, non li seguo quasi mai, cioè sono iscritta al loro canale, ma ad esempio lei non fa video, cioè da ormai sono 2 mesi che non fa video, solo perché ha la bambina, è nata la bambina. Ovviamente non so come mai le persone non riescono, ok che non sei obbligato a stare su YouTube, ma io mi domando, se tu non riesci a stare dietro a un canale, hai un figlio, hai questo, hai quello, hai tanti impegni, cancellalo, basta, cancella il canale e non fare più niente, perché è inutile che poi metti un video al mese, un video, perché poi, cioè, non lo so, sinceramente a me le persone che fanno così mi passa la voglia di seguirli, sinceramente, perché ok che io forse sono giovane, non ho ancora figli, non ho, diciamo, un lavoro di 8 ore, però forse è molto più diverso, ma se ti organizzi bene, secondo me ce la fai benissimo. Io sto lavorando praticamente ovunque, in più questo è un passatempo perché mi diverte, perché è la mia passione di montare video, di registrare, di parlare ovviamente con le persone che mi seguono e mi piace, ma se no io non avrei neanche continuato a fare queste cose qua, solo per quello. Comunque, vabbè, lei la seguivo da quando non ha avuto la bambina, poi quando l'ha avuto, basta, non fa più video. Poi volevo parlare di Onorina. Io la seguo sempre. Prima faceva tanti video vlog, lei fa praticamente solo vlog nel suo canale. Sono molto belli, sono curati bene, sono molto utili ed è molto simpatica, dolce, cioè di tutto di più. L'unica cosa che sono un po' rimasta delusa perché lei non ha più la voglia di fare video su YouTube e allora sta su Instagram, è più su Instagram che su YouTube. Lei non ha figli, non ha niente, lavora e basta, però diciamo che non è che ha più voglia, la voglia gli è passata di fare video, perché ormai sono 3 mesi che non pubblica neanche un video, però i suoi video sono molto belli, mi piacevano tanto. Prima era la mia prima preferita su YouTube, adesso da quando non carica più video sono un po' rimasta delusa perché almeno 2 video, non dico forse 2 video, ma almeno un video a settimana,
mettilo per tenermi compagnia, perché ogni volta io guardo sempre i suoi video ed è sono bellissimi. Poi da quando è passata da Instagram, basta, esiste solo Instagram in tutti, non lo so. Comunque, altre persone che vi sto facendo vedere adesso sono quelle che non fanno più video, sono su YouTube ma non caricano neanche un video, per cui questi qua sono tutti persone che io seguo ma non guardo neanche un loro video perché non pubblicano neanche, diciamo, più niente. E per farvi capire, cioè non seguo più come una volta le persone che ormai sono da tanto su YouTube, perché molte persone cosa fanno? Da quando esiste Instagram pensano solo a Instagram. Io sinceramente non penso solo a Instagram, penso anche a YouTube. Cioè, se tu hai tempo per stare su Instagram 24 ore su 24, perché se voi vedete, molta gente diventa proprio, cioè, pazza per stare su Instagram 24 ore su 24. Quando si svegliano la mattina pubblicano, quando si svegliano, cioè praticamente pubblicano dalla mattina fino alle 8, fino alle 9, 10, mezzanotte, fino alla sera, praticamente 24 ore su 24. Cioè, tu 24 ore su 24 stai su Instagram, furia di pubblicare foto, di pubblicare storie, che non hai tempo di stare su YouTube. Diciamoci le cose come stanno, perché sinceramente, solo perché Instagram fanno sponsorizzazioni, eccetera, collaborazione, giustamente, per avere più follower, ritocchiamo qualche fotina per farvi, cioè, diciamoci la verità, molte persone su Instagram ritoccano molto. Tutte persone ritoccano le foto su Instagram, saranno pochissime quelle che non lo fanno. Io sinceramente non li ritocco le foto, cioè, anzi poi vi farò un video forse a parte dove vi faccio vedere che davvero io pubblico le foto che io scatto, ma non le ritocco, non metto questo, questo, questo. Non l'ho mai fatto e di sicuro non lo farò mai. E niente, anche questo video è durato fin troppo. Comunque, niente, non seguo praticamente quasi tutti, ma seguo solo le persone in cui riesco a seguire, in cui mi piacciono di più i loro video e li guardo perché veramente mi piacciono i loro video. Le persone che ovviamente forse mi seguono, però hanno visto che io non li seguo più, mi dispiace, ma io non mi piace tenere un canale in cui io non guardo più i suoi video, in cui loro non, cioè loro non passano più nel mio, però sono iscritti al mio canale. Sempre le stesse cose sono quelle che ripeto, ma io la penso così. Tu passi nel mio canale, tu guardi sempre i miei video, tu commenti sempre i miei video, io ricambio. Punto. Come ho detto, ci sono due persone che mi seguono veramente, che guardano i miei video, che commentano sempre i miei video. Ringrazio davvero queste due persone perché ho capito che a loro gli piacciono veramente i video che faccio, perché sennò è inutile che li guardi. Cioè, ovviamente io seguo lo stesso le persone, cioè vado a commentare se mi piacciono i video. Non sei ovviamente obbligata, però non voglio che sento sempre, ma te non passi più nel mio canale, non commenti più, allora io lo faccio lo stesso. No, non è che non passo, non commento più, è che se non mi piacciono i video, oppure vedo che tu non ti piacciono veramente tutti i video che faccio, è inutile che io vado a seguirti e commentare se poi tu fai lo stesso con me. Comunque mi dilungo sempre e i video ovviamente durano fin troppo. Scusate. Se dura anche questo video fin troppo. Detto questo, spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta. Fatemelo sapere con un like, un commentino qua sotto se anche voi seguite. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Se volete, seguitemi su Instagram. Detto questo, però chiudo perché sennò, ciao. Comunque, ci vediamo al prossimo video. Ciao.